19.600 euro al Comune di Faenza per un progetto legato al palio e ai fentini all'estero. L'amministrazione si è aggiudicato un bando regionale legato al supporto della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo. Attraverso il palio, in sostanza, si punterà a rintracciare i fentini all'estero e a conoscerne la storia, con una particolare attenzione ai giovani e alla motivazione che li hanno portati ad abbandonare la loro città natale. In questa prima fase, il progetto si sovrappone al contest fotografico su Instagram legato al Palio del Niballo. Parallelamente al concorso riservato ai tifosi di Faenza, è stato fatto partire anche un concorso dedicato ai fantini all'estero, la cui scadenza è stata prorogata a settembre 2018, mettendo in palio un buono viaggio per tornare in città e due biglietti per la giostra del Niballo dell'anno prossimo. Ai fentini all'estero che hanno risposto al contest è quindi stato chiesto di partecipare allo studio e le prime storie sono così state pubblicate sul sito della manifestazione storica. Dall'argentino che scopre di avere parenti faentini al capomacchina della Toro Rosso migrato a Perth in Australia, dalla studentessa di economia a Chicago all'ingegnere tornato a Faenza dopo anni di studio a Liverpool. Per tutti in comune la passione per il palio. I dati raccolti al termine dello studio saranno elaborati da una ricercatrice Manfredo specializzata in Global Studies all'Università della California per poi essere al centro di approfondimenti che si svolgeranno fra novembre e dicembre. Il tutto punta ad essere la base per futuri studi dedicati agli Emiliano-Romagnoli all'estero da parte della regione Emilia-Romagna.